724esima perdonanza celestiniana, è il giorno del corteo che da Palazzo Fibbioni percorrerà le vie del centro storico sino ad arrivare alla Basilica di Colle Maggio, dove come ogni anno ci sarà il rito solenne dell'apertura della Porta Santa. Quest'anno, accanto alle figure più importanti, la Dama, il Giovin Signore, la Dama della Croce, ci saranno degli atleti speciali, gli atleti della Special Olympics dell'Aquila, che noi ormai conosciamo molto bene, che fanno parte di questa città, del DNA della città dell'Aquila. E con noi c'è Paolo. Paolo, il grande onore quest'anno di essere vicino alla bolla. Sei emozionato? Sì, moltissimo. È un grande onore però partecipare. Sì, è un grande onore partecipare. Sei contento? Sono contento. Quest'anno hai fatto tante cose. Hai sciato, hai fatto tante attività sportive e hai avuto risultati importanti. Quindi con lo Special Olympics avete fatto tante belle cose. Sì, ho fatto belle, tante cose, a parte le partite, ho vinto, ho perso. Quindi a Borrio, a Padonecchia e gli altri, poi ho fatto il budget, mi ha fatto molti casini. Hai girato tanti posti? Quando credo che tanti posti, tanta, sì. E ti sei divertito, quindi agli atleti della Special Olympics anche questo onore quest'anno di partecipare al corteo, stando vicino insomma ai figuranti principali. Un corteo che si compone di circa 800 figuranti. Il gonfalone del Comune dell'Aquila apre il corteo storico della bolla con dietro tutte le istituzioni, l'arrivo in Piazza Duomo dove si unirà alla parte religiosa. Lecce è sempre stato alla perdonanza, quest'anno la basilica si riapre completamente, un'emozione diversa. Se nel 2009 si piangeva, oggi un grande segnale di speranza viene proprio da quella basilica e dal messaggio soprattutto lasciato. L'avevamo già avuto il 20 dicembre quando la basilica è stata riconsegnata alla città in tutto il suo splendore, più bella di prima. E poche settimane fa, quando è stato riaperto attorno alla Basilica il Parco del Sole, che è il segno principale della rinascita, con quel sole di Beverly Pepper, questa artista americana che ha saputo interpretare così bene lo spirito dell'Aquila, e quindi due segnali che si saldano a quello di oggi, in cui la perdonanza che precede quella del decennale ritrova l'Aquila in una giornata di sole e con questo cielo azzurro in tutto il suo splendore, posso dirlo, perché rientrando nel centro storico mi è venuto spontaneo di dire: ma questo Corso Federico è più bello di prima, ma questi palazzi sono più belli di quelli che c'erano. E quando questa ricostruzione sarà completata, l'Aquila avrà ricominciato un cammino che sembrava interrotto, ma che è stato soltanto sospeso, che è ripreso per la forza degli aquilani, per la loro tenacia, che hanno saputo superare anche le polemiche di qualche anno che c'è stato in mezzo e che ha ritardato un pochino, ma che oggi appartengono al passato e che sono dimenticate. Grazie allora all'onorevole Gianni Letta, grazie e buona perdonanza. Grazie. Con Eulalia Caterina Rosati del Concentus Serafino Aquilano, ormai la vostra partecipazione alla perdonanza è storica, è sempre una grande emozione, l'emozione raddoppia quest'anno perché finalmente poi si potrà entrare liberamente nella Basilica di Colle Maggio. Guarda, quest'anno è un'emozione grande, quasi come quella del 2009, non devo dirti niente, sai che cos'è stata la perdonanza del 2009, ma quest'anno bella giornata, tanta gente come non ne vedevamo veramente da tante edizioni, e tanta gente che viene dalle serate meravigliose che questa perdonanza già ha regalato, e poi la basilica aperta, quindi è un tuffo di speranza, di emozioni, di fiducia, di certezza che l'Aquila ce la farà.
Anna Chiara è la più giovane partecipante al corteo che con tutta la famiglia partecipa. Un'emozione particolare quest'anno, si rientra in Basilica con questa nuova annata che è una benedizione per l'Aquila. Sì, è vero, un'emozione particolare, immensa, pensavamo di non farcela, invece lei oggi è particolarmente buona, quindi si vede che da buona aquilana vuole assolutamente sfilare per la prima volta anche lei per Celestino V, per l'Aquila e per tutto. Come vi chiamate? Matteo. Gaia. Siete emozionati, Matteo? Sì. È bello, vero, partecipare alla perdonanza, è sempre il corteo, insomma, è un momento emozionante. È un'emozione fantastica, è il momento più bello, partecipare al corteo è un qualcosa di fantastico, veramente bello.